Signori, benvenuti in questo nuovissimo video di Roblox. Oggi, ragazzi, siamo in un hobby molto particolare perché non possiamo saltare. Cioè, non si può, ragazzi. Dobbiamo praticamente completare questo hobby senza saltare. Questo è tipo il livello 1, no? Questo qua era tipo l'introduzione. Quindi sarà... non lo so se sarà facile o difficile, perché potrebbe diventare difficile con il tempo. E quindi, oddio, sì, magari se non facessi lo stupido, ok. E quindi niente, raga, non possiamo saltare. Cioè, se proprio premo lo spazio non funziona, non salta. Non mi uccidono queste cose, credo, vabbè, comunque. Ok, qua c'è un labirinto. Dovevo andare tipo di qua, di qua, di qua, di qua. Di solito sono molto bravo con i labirinti e infatti l'ho finito subito. Raga, con i labirinti sono veramente troppo, 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 troppo bravo. Nel frattempo che faccio questo livello, ragazzi, vi ricordo che ho aperto il gruppo di Roblox, per chi non lo sapesse ancora. E potete unirvi, ragazzi, ve lo lascio in descrizione. Ci sono le magliette Angelo, il gruppo di Roblox è meraviglioso, ragazzi. Costano 5 Robux a maglietta. Tutte le grafiche bellissime, quindi ragazzi andate a comprare. E sono anche a Romix. Sì, sono anche a Romix dal 31 marzo al 2 di aprile. E nel frattempo qua sta andando molto bene. Siamo a livello 13 e quindi penso stia andando abbastanza bene. 14 adesso. Ah, per ora sto andando abbastanza spedito. Oddio, ma quanti livelli ci sono? C'è uno che è livello 95, quindi penso ce ne siano veramente, veramente, veramente tanti. E noi siamo ancora a livello 15, però abbiamo appena fatto l'intro, il video è appena iniziato, quindi non sto andando proprio malissimo. Io ho premuto lo spazio, ragazzi, proprio perché di istinto mi era venuta voglia di saltare, ma non posso saltare, che bello. E allora, io nel frattempo una cosa che vi devo dire un sacco. E niente, quindi rifacciamo tutta la parte satisfying della mappa in cui ci diamo in tondo e andiamo sopra senza muoverci. Ora prendiamo il checkpoint. Ok, e dicevamo, cosa che mi uccidevano? Quelle cose, meno male che mi hanno ucciso allora, perché sennò non me ne sarei accorto, avrei fatto la mappa così senza saltare, raga. Siamo a livello 25 adesso, ragazzi. Nel frattempo, volevo ricordarvi che domani è domenica, io vado in live, ragazzi. Quindi domani, mi raccomando, non mancate, perché abbiamo una live bellissima, ragazzi, di 3 ore, in cui giocheremo ad Among Us e a Fortnite assieme. Perciò, ovviamente, vi invito a non mancare. Ok, mi sono arrampicato, ho fatto molto bene, ragazzi, sono veramente, veramente bravo, eh. E, ah, tra l'altro, vi devo anche dire questa cosa qua, molto interessante, raga. Sto organizzando un video Q&A con le domande scomode, ossia... risponderei alle vostre domande scomode. Dove andare qua? Ok. E quindi risponderei alle vostre domande scomode, ragazze, in modo molto, molto, molto onesto. Quindi fatemi le domande scomode. Dice Angelo, come te le faccio le domande scomode? In descrizione vi lascio Instagram. Vi lascerò una storia che faccio appena finisco di registrare il video, ragazzi, e ve la metto lì e voi potete farmi le domande più scomode che vi vengono in mente. Naturalmente per domande scomode intendo scomode ma non bannabili, non troppo, perché raga sennò è un po' un problema. Dall'altro, raga, vorrei chiedervi una cosa: siccome è ricominciata adesso la scuola e tutto quanto, sì, già da un po' in realtà, perché siamo ormai quasi a febbraio, però va bene, vorrei chiedervi, raga, come sta andando a scuola. Fatemelo magari sapere così nei commenti. Io devo dirvi, raga, che facevo veramente un sacco tipo schifissimo a scuola, e più che altro perché io non è che, allora, non me ne vergogno di dirlo, io non ho mai avuto voglia di studiare, ok, raga? E non mi piaceva, ok? Una cosa non mi interessa e non mi piace. E adesso, non sono maggiorenne, non ho 18 anni, però ho lasciato la scuola io, per chi non lo sapesse. E proprio per fare YouTube, raga. Ho tipo dei problemi con degli insegnanti, raga, perché non... vi racconto questa roba, raga. In seconda media, praticamente, cosa è successo? Una prof mi ha preso di mira, ok? E mi ha preso di mira perché, non lo so, perché gli stavo sulle balle, semplicemente. E cos'è che è successo? Praticamente la prima volta... Angelo! Praticamente cos'è che è successo? È successo che tipo la prima volta in cui mi sono iniziato ad accorgere di questa cosa, avevamo fatto un test d'ingresso, ok? Era di italiano. E allora, ho fatto un test d'ingresso, raga, e ho preso tipo 10, no? Vabbè, arriva il momento in cui devono consegnare le verifiche. Oh mio Dio, sono veramente stupido. Comunque, raga, prendo 10 a questo test d'ingresso. Ho fatto tutto quanto perfetto. E vabbè, nel momento in cui praticamente dobbiamo consegnare le verifiche, lei mi dice: no, guarda, io, Angelo, la tua verifica non te la posso consegnare perché non hai scritto tu. In che senso? Ah, non lo so io. E lei a quel punto mi ha detto tutta quanta la storia. Lei praticamente mi ha accusato che io avessi copiato da una mia compagna di classe, con la quale tra l'altro c'era un bel rapporto, ma ci parlavo chissà quanto, cioè ci parlavo abbastanza poco, ecco. Poi l'altra cosa è che io comunque, quando ho fatto la verifica, ero seduto al primo banco, cioè tipo davanti a lei, anche mettendo caso che avessi copiato, no? Tu come avresti fatto a non accorgertene? Cioè, lei non è che era sicura che avessi copiato, lei mi ha accusato di aver copiato, cioè perché lei pensava che io avessi copiato. Cioè, in base a cosa, capito? E allora, raga, praticamente mia mamma poi è andata ai colloqui, sono andati a parlare, poi ci si era messa pure la prof di sostegno a rompere le balle, che poi, vabbè, era la persona che c'entrava meno tra tutti, perché non c'era nemmeno nei momenti che abbiamo fatto il test. Perciò non ho mai, mai copiato in vita mia. Mai. No, ma non perché sono una brava persona, eccetera, ma anche perché se avessi voluto farlo, raga,
mi sarei fatto beccare sicuramente. Cioè, figuratemi, mi accusano di copiare senza aver copiato davvero, perciò... Il motivo era che, secondo lei, raga, lei mi aveva accusato di aver copiato perché dopo un po' la mia scrittura cambiava, no? E questa cosa non era del tutto sbagliata. Però io comunque ho spiegato, raga, praticamente cosa che succede. Quando arrivava il momento in cui la prof ti diceva mancano 10 minuti, ragazzi, manca tot tempo, è ovvio che se sei magari un po' indietro inizi a scrivere più velocemente. Cioè, è normale, ci sta. Cioè, è normale che inizi a scrivere un po' più velocemente, ok? E di conseguenza, ragazzi, la scrittura cos'è che succede? Che fa più schifo, ok? E allora lei praticamente, secondo questo suo ragionamento, raga, pensava avessi copiato solamente perché dopo un po' ho iniziato a scrivere più velocemente e la scrittura faceva più schifo. Ma è normale, cioè, raga, dai, parliamoci chiaro. Se siete in ansia per una verifica e iniziate a scrivere velocemente, cioè, è normale che la scrittura non è la stessa, cioè, è normale che se scrivi più piano e curi di più le lettere, la scrittura appare più bella. E poi lei mi ha accusato, siccome facevo le lettere rotonde, no? Lei mi ha accusato di avere una scrittura molto femminile. Ma che cazzarola stai dicendo? Cioè, esiste davvero una scrittura femminile e una scrittura maschile? Cioè, raga, pure bigotta. E poi devo andare di qua al 54, che tra l'altro ho superato con un'ottima facilità. Oddio, aspetta, questo com'è? Questo è da fare tipo così, esatto. Ok. E vabbè, raga, praticamente da quel momento lì, siccome comunque ce l'avevo avuta vinta, perché comunque mia mamma, raga, le aveva fatto un mazzo. Quando hai i colloqui, le aveva fatto un mazzo, che non avete idea. Comunque non avevano le prove per accusarmi di aver copiato, e quindi io ce l'ho avuta vinta da quel momento in poi. E nulla, raga, praticamente io ho passato mesi a farmi prendere in giro da sta prof. Addirittura vi racconto questa roba. Non era verifica, era un'ora normalissima. E stavamo, studiando, perché era tipo di supplenza, se non sbaglio. Era tipo un'ora di supplenza in cui c'era lei. Quindi immaginatevi, no? Io tipo ero lì, bello tranquillo. Dico, vabbè, adesso abbiamo inglese, tra l'altro mi piace un sacco inglese. Arriviamo in quell'ora di supplenza e vabbè. Arriva lei e ci fa studiare, perché comunque non avevamo le cose quel giorno per fare la sua materia. E allora ci fa studiare. Allora praticamente inizia a farci studiare, no? Io a quel punto alzo la mano perché dovevo andare in bagno. A un certo punto sento dire dalla prof, da lei, è 3. In che senso, scusami, cosa... Dico, magari ce l'avrà con qualcun altro. Tengo la mano alzata e fa, è 3, ancora. Ed erano 2. 2, 3. Faccio, prof, ma con chi ce l'ha? Lei fa, con te. Gli faccio, ah, perché? E lei fa, perché stai disturbando la lezione. Faccio, no, scusi, prof, io devo andare in bagno. Sì, lo capisco, ma non devi disturbare la lezione. Ho capito cosa devo fare per andare in bagno. Cioè, capito, raga, mi aveva messo 2-3. E addirittura poi mi ha messo una nota scrivendo Angelo disturba la lezione. Fate conto che a fine anno, quella volta sono stato bocciato per la seconda volta, raga. E sono stato bocciato per il voto di italiano, che era insufficiente. Io mai in vita mia, mai, manco l'ultimo anno, mai ho avuto un'insufficienza in italiano a fine anno. Mai ho avuto a fine anno l'insufficienza in italiano, perché sono sempre stato molto bravo in italiano. Con lei sì, perché mi metteva i voti più strani e stupidi del mondo. Ok, siamo a livello 68, ragazzi. Io nel frattempo direi che posso pure concludere qua. Spero che questo video di Roblox vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a farmelo sapere lasciando un pollice in su. Ovviamente, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale, attivando la campanellina delle notifiche per non perdervi i video messo sul canale, ragazzi. In descrizione vi lascio tutti quanti i social, qui in Instagram, Discord, il gruppo di Roblox, tutte le cose interessanti le trovate in descrizione. Sono Ramis dal 31 marzo al 2 di aprile. Ci vediamo al prossimo video.